Più di 660.000 bottiglie di plastica, 20 tonnellate di PET raccolte e avviate al riciclo, 30.000 bambini al lavoro fra ottobre e dicembre 2013 per imparare un gesto essenziale per la tutela dell'ambiente. È la campagna educativa Raccogli la plastica, semina il futuro, realizzata in 100 scuole primarie di Napoli, Roma e Milano. Noi abbiamo aderito a questo progetto della San Pellegrino insieme al Comune di Napoli, l'Assessorato all'Ambiente e all'Istruzione. È stata una sfida importante perché abbiamo un contenitore che si chiama Educambiente, 600 scuole coinvolte. In queste le scuole di Napoli hanno avuto una performance davvero straordinaria. Hanno raccolto la plastica e noi ne abbiamo garantito il ritiro e il riutilizzo presso le piattaforme. E devo dire che la risposta dei docenti, delle scuole e dei bambini è stata entusiasmante. Napoli davvero sta facendo di tutto, in tutti i modi, e sta coinvolgendo tutta la filiera degli stakeholder, le associazioni, i cittadini, il comune, insomma, i risultati sono per noi molto positivi. Se la cittadinanza separa bene, noi raccogliamo bene. L'iniziativa ha dato vita a una vera e propria sfida fra le scuole, che a Napoli è stata vinta dall'Istituto Ferdinando Russo di Pianura, i cui allievi hanno prelevato dall'ambiente oltre 6 quintali di PET. Con la plastica raccolta durante tutta la campagna 2013 si potranno produrre 25.000 felpe o 33.000 coperte di pile. La parte con le scuole è quella che, insomma, ci fa ben sperare per il futuro, per costruire una nuova generazione che abbia i temi dell'ambiente, della sostenibilità ambientale nel proprio del DNA, insomma, nella propria abitudine, anche abitudini al consumo che vanno modificate. Quindi è tutto un lavoro lungo che bisogna fare parallelamente a quello che deve fare poi il comune con la sua azienda di igiene urbana per migliorare le condizioni di igiene della città. Napoli ha partecipato con particolare entusiasmo. La scuola che ha vinto di Napoli ha raccolto più di mezza tonnellata di PET e la scuola media si è distinta per aver allargato la raccolta differenziata alle famiglie del quartiere, e per questo abbiamo deciso di dare una particolare menzione a questa scuola.